La candidatura di Giovanni Alfarano a sindaco di Barletta arriva quando il PDL ha, almeno in Puglia, il vento in poppa. Il recupero del partito di Berlusconi ha convinto i massimi dirigenti regionali a guardare con anticipo all'ulteriore appuntamento elettorale che toccherà affrontare tra poco più di 3 mesi, le amministrative. La sinistra ci dava per morti, è scesa nel campo di battaglia e ci ha trovato vivi, combattenti e siamo certi anche vincenti in Puglia alla Camera, al Senato. Il successo alla Camera e al Senato in Puglia porterà al successo alle amministrative, caro Giovanni Alfarano, anche al Comune di Barletta e anche in Regione Puglia. Il battesimo di prestigio con il segretario nazionale del PDL Angelino Alfano ha inorgoglito il candidato sindaco. Non mi aspettavo tanta considerazione e tanti amici che mi sostenessero in maniera così diretta, però questo mi fa grandissimo piacere e io voglio dire che a tutti quanti, a tutti i cittadini di Barletta, che se vince Giovanni Alfarano vincerà Barletta. Vivaci segni di approvazione sono stati espressi anche dal coordinatore provinciale BAT del PDL e candidato alla Camera, l'uscente onorevole Benedetto Fucci. Sicuramente si apre una possibilità reale, concreta, di poter voltare definitivamente pagina anche a Barletta. Un centrodestra con Giovanni Alfarano che vede scendere in campo tanti amici che negli anni hanno dimostrato reale interesse per le sorti di questa città, una città tanto bistrattata da un centrosinistra che si è occupato e preoccupato solo o prevalentemente delle questioni personali. E le motivazioni che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale lo stanno a dimostrare. Noi siamo certi che con Giovanni si apre realmente una possibilità e che Barletta, insieme con altre città di questo territorio, di questa splendida provincia, Andria, Trani e altre, possa concorrere veramente a far sì che il centrodestra, il Popolo della Libertà, possa diventare garante di quelle necessità del territorio e che determini quello sviluppo e quello slancio che porti verso migliori traguardi la nostra comunità intera.